Ciao a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo video di Carsicti dal 97 ragazzi. Io adesso vi voglio far vedere un'app che ho trovato che è fenomenale. Skin Editor 3D ragazzi, che ovviamente io ho Minecraft Pocket Edition. Vi faccio vedere subito che skin ci ho creato perché ci ho creato la mia skin. Sì, c'è un po' di rosa ragazzi, però giusto un po'. Sappiate per la skin. Ecco qui ragazzi la mia skin che l'ho creata con l'editor che è questa, e sotto gli ho fatto anche le varie righette delle mani. Vabbè ragazzi, adesso volevo fare un'altra skin con voi in questo skin editor, e ragazzi se lo volete lo trovate semplicemente nel Play Store. Ecco, ovviamente mi devono interrompere pubblicità. Maledette pubblicità. Ok ragazzi, è finita la pubblicità. Come vedete questa skin io l'ho salvata e poi importata. Come vedete sotto che ho fatto i vari dettagli. L'ho salvata e importata. Adesso vi faccio vedere. Voi in realtà partirete con uno Steve, no? Partirete con uno Steve base, che poi voi andrete a modificare. Allora, adesso voi cliccando l'immagine dell'uomo vi fa vedere del tizio, vedete? Vi mostra le parti che potrete vedere. Vedete il corpo senza testa. Testa, io sono solo la testa. E ragazzi, al personaggio gli ho fatto anche le cuffie tamarrissime. Comunque ragazzi, basterà cliccare qui e vi farà vi evidenzierà tutte le parti che compongono la vostra skin. E cliccando i tre puntini, no, ho sbagliato ragazzi, perché sono un coglione. Ecco, cliccate il più, skin catalog, no? E qui ci stanno varie skin che poi voi potrete andare a modificare per farvi ovviamente la vostra skin. Io andrò a prendere uno Steve di base. E cosa andrò a fare? Praticamente adesso qui possiamo scegliere i colori ragazzi, e direi di fare, non lo so, oddio raga, mi è cascato il tablet dalle mani. Oggi raga sono così stanco che sto tornato da Zoomarin, sono così stanco raga che non ci capisco niente. Allora facciamo una bella skin rosa, sì. A caso, tutta rosa ragazzi, cliccando il secchio si colorano tutte le parti. No, ok ragazzi, allora faccia si dovrebbe trovare qui. Quindi ragazzi adesso gli andiamo a disegnare una bella faccia, occhi verdi a caso. No, ho un'idea bellissima. Allora ragazzi, cliccando su sto coso qui, come vedete che è evidenziato da un cerchio, copio il colore con la matita, poi andiamo a modificarlo. No vabbè, ho un'idea per la skin troppo bella. Facciamo l'intruso SCP-4335 ragazzi. Allora ragazzi, ha degli occhi belli gialli. Ovviamente non qui perché sono strabico. Almeno qui. Insomma, ragazzi. E adesso gli dobbiamo fare il bel sorriso lì.
Proprio da intruso. No, l'ho fatto uguale alla mia skin Minecraft, raga. No. Ok. Sapete che non ricordo come ho fatto il sorriso dell'intro. Vabbè, senti ragazzi, facciamo una bella cosa adesso. Ovviamente cliccando sul più o sul meno si potrà andare niente. Ah, si è premuto. Ragazzi, mi è venuta già subito un'altra idea. Facciamo tipo tutta la roba così. Sarebbe fighissimo, regà. Allora, possiamo fare, sapete ragazzi che sono così mongoloide che non sapevo che tenendo premuto si poteva fare tutta sta roba. Guardate figo. Possiamo fare una seconda skin, ragazzi, se questa non ci va bene. Va bene, come parlo. Ok, tipo tutta fatta così, tutta fatturata. Bellissima. Ed ecco la pubblicità che andrò a chiudere istantaneamente. Sì, quest'app poi, adesso vi faccio vedere come importare una skin su quest'app. Anzi, fermi intanto prima di tutto, facciamo così. Facciamo dei bei occhi. Verdi. Sì, è bello come skin. Senza bocca non gli facciamo tipo quel sorriso maligno, quel ghigno maligno, ragazzi. Così. Sì. Bellissimo. Perché tutti i cattivi hanno sempre il sorriso stampato in faccia quando fanno cose cattive. Sì, è bello. Adesso cliccando qui possiamo girarlo tutto, ragazzi. Il dietro ovviamente teniamo, ricordiamo che dietro. E quindi gli faremo un bel sederino con la cacchetta che tende. No, ragazzi, non posso più fare una cosa simile. Sarebbe troppo poco per mi difendere, anche se c'è un gioco che tu devi proprio fare la cacca dal balcone. Scusami ragazzi, una brutta voce. E ho qualche problema con la gola ultimamente. Guardate un po' da davanti che bello già. Mamma mia ragazzi. Una skin così è molto bella, ma la farò più in fretta possibile perché questo video non può durare l'eternità. Quindi le parti che dovete colorare, ragazzi, sono ovviamente queste qui che sto colorando io adesso. Ovviamente cliccando lì sul secchio di vernice le colorerete molto più velocemente e che sia in 3D questo skin editor è molto vantaggioso, infatti è mo anche molto comodo. Ok ragazzi, e questa sarà la faccia del nostro personaggio. Ovviamente non dimentichiamoci la testa. È il nostro personaggio 3D. Quindi adesso cosa gli andremo a fare? Ah, altre cose. Ma sapete che ragazzi? Era meglio fare tipo così. Sì, è più, gli dà più un'espressione da malvagio. Malvagio come la,
la poca simmetria che ho io. Copia colore, no? Ok, adesso copia colore. Ok, sì, sto sorrisetto così, dai. Sono sempre in bocca a tutti che ti è sto sorrisetto. Sottile ma cattivo. Il nostro personaggio sarà un po' cattivo, sì. Perché vedete tutte queste fratture che ha. Ecco, ragazzi, hanno causato cattive cose. E quindi lui adesso è cattivo. E tutte le fratture devono essere unite così. Se il personaggio si stesse per rompere, ragazzi, sarebbe un'idea veramente bella. Ovviamente non voglio fargli troppo rosso, ok? Sì, deve essere rosso, ma non troppo. Le fratture devono essere tutte unite, tutte, tutte. Ok, direi di passare alle gambe. Verrà un capolavoro di skin. Poi ragazzi, ovviamente qui potrete scatenare la vostra fantasia e proprio fare certi skin che poi ragazzi mi potrete inviare le foto nei commenti sempre se vi va ovviamente. Maledette pubblicità di TikTok che mi devono interrompere il video. Che bella cosa. Mi arrivano le notifiche. Tipo, basta con sto Fortnite. L'hanno capito che io non lo guardo Fortnite. Ma se mi ha stufato, raga. Capitemi. Cioè, a me piace giocarci, ma è stancante fare le sfide. Comunque ragazzi, adesso facciamo una roba così e una roba tutta così. Ok. Beh. Non è il massimo che io potessi fare, vi dico la verità. Perché la skin che ho fatto, ragazzi, la mia ufficiale, che è quella lì, ragazzi, che capitemi, non è granché. Forse sarà questa l'ufficiale, ragazzi, che la stiamo creando insieme, o se no la potremo fare anche meglio. Le due sono skin, queste due. Ragazzi, mi sa che la nostra skin la creeremo insieme. E ovviamente ci giocheremo sul mobile, sul Pocket Edition, sulla Mobile Edition. Che ragazzi, ho dimenticato il particolare di avere le fratture unite. Forse no, perché le stavo facendo tutte unite. Comunque se qualcuno non è unita, ragazzi, non fa niente. L'ho detto a bassa voce, ragazzi, perché se lo sanno dopo. I perfezionisti mi vengono a casa a uccidermi. Sì. Ok. Oh. Oh mio Dio. Che skin demoniaca. È una skin demoniaca. Veramente, sembra un demone uscito dall'inferno. Queste cose non sembrano fratture laiche, sembrano sangue. Però ragazzi, dovrebbero essere fratture laviche. E sapete, a fare quei dettagli tutti arancioni, ragazzi, ci vorrebbero 3 ore. 14 minuti di registrazione per fare questa skin, non mi dia. Assurdo.
Vabbè, tanto è quasi finita, quindi era lasciando. Ok. Ed è perfetta. Quando la vostra skin, ragazzi, l'avrete perfezionata e sarà perfetta e pronta per caricarla nel gioco ufficiale della Mojang, ragazzi. Non è vero mai nella vita che è pronta. Ragazzi, quando sarà pronta, ovviamente, guardate, voi cliccate questo più e no, cliccate la cartella, è vero, dovete cliccare la cartella. Cliccate la cartella Save to Gallery. Madonna, queste pubblicità, non mi importa. Una volta salvata della galleria, voi fate To Minecraft Pocket Edition. Ok, adesso. Ragazzi, dovete seguire bene i passaggi che ho fatto. Adesso aprirete Minecraft. E ragazzi, ve lo dico, non è necessario farlo con le skin chiuse. C'è un Minecraft chiuso, ragazzi. Ok, e come vedete. Ecco qui la nostra skin. Ragazzi, quando noi vorremmo usare l'altra skin nostra, facciamo scegli nuova skin, galleria e skin editor 3D, due foto. La prima, ragazzi, vedete, sono, adesso sembrano un po' cose malate, ragazzi. Però vi assicuro che, ragazzi, quando lo vedrete poi, ragazzi. Comunque adesso ho la skin salvata e ve lo dimostrerò che è quella la skin. Se noi andiamo su gioca, che poi io ragazzi, guardate che avevo, Non so se ce l'ho ancora perché ho disinstallato l'app. Risorse globali. Come vedete, ho scaricato un po' di roba. E ragazzi, ma ve lo dico. Beh, non funzionano proprio bene perché non lo so. Però ragazzi, vi dico solo che io le vorrei cancellare. E so come si cancellano, però. Adesso facciamo creare un nuovo mondo. Creativa. Crea. Allora, ragazzi, ve lo dico su Pocket Edition. Non so come si mette la terza persona per far vedere la skin che ho. Che è quella che abbiamo fatto insieme adesso, ragazzi. Ma guardate un po' il braccino un po' mongolo, vedete? Il braccino mongolo, vedete? È della mia skin. Ok, ragazzi, vi dico la verità. Comunque c'ho anche la command chat, quindi ragazzi adesso
Noi clicchiamo qui, medio, teletrasporto, imposta punto di generazione, abbiamo tutto. Ma io posso scrivere roba? C'è un comando. Kill Karzik Titan 97. Che ragazzi, come vedete, in creativa io questo ci volevo trollare i miei amici. Ragazzi, in creativa non funziona. Comunque io la mod dell'X-Ray e non è che proprio funzioni alla perfezione. Comunque ho anche altre mod, ad esempio queste, ragazzi. Questa è la spada di diamante. Poi ho questo che è l'elmo di maglia metallica, ma mi pare uno schifo. Poi Legends. E questi che ragazzi ci trasformeranno in un militare. Bellissimo. Ma la nostra skin che crea inquietudine, mashallah. E ragazzi, non vi ho fatto vedere la cosa più bella di questa mod. E questo è il blocco di Esmeralda. Madonna, stanno sprecando le parolacce sotto casa mia. Ragazzi. Madonna. Oh! Ok. Un bell'urlo, ragazzi. Mamma. Poi c'è l'arco che è un AK e le frecce che sono dei colpi. Nice. E ragazzi, la cosa più bella. Questi che non so come si droppano. Una alla volta e quindi io li droppo così. Guarda che bevo box. Magari ad averci. Guardate, praticamente lui mira con la K spara. E a vederlo da qui non sembra tanto diverso da un proiettile. Ma se lo vediamo da qui è terribile. Ok, questa è una delle mod più belle, però. Solo perché c'è anche lo Scar. Vabbè, sentite ragazzi, io ho fatto 23 minuti di registrazione. Se il video vi è piaciuto, lasciate un bel mi piace, commentate, condividete e iscrivetevi al canale per attivare la campanellina e non perdervi le novità. Qui, ragazzi, Titan 97 è tutto e noi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao ragazzi!